il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, il programma che tutti i martedì alle 18 sul canale Twitch del Lato Viola del Ring vi porta dentro il mondo del puro reso, in quella che è l'attualità del puro reso, in quelle che sono le situazioni più contingenti che abbiamo proprio in questo periodo, proprio in questo momento, mentre le stiamo vivendo. Cosa diversa invece per Un Lariatto al giorno, il programma quotidiano su cui siete magari capitati per la prima volta oggi, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino siamo qua per raccontarvi un piccolo aneddoto sul mondo del puro reso. Ovviamente gli aneddoti sono quasi sempre questione del passato e oggi non andiamo molto in là con il tempo, andiamo di circa 60 anni, sì, andiamo a parlare esattamente del 1964, quando Toyo Nobori in un match a Tokyo diventa il campione della WWE. Che cosa succede? Succede che in un match contro The Destroyer lui riesce ad avere la meglio e riesce a laurearsi così campione in Giappone. E attenzione, questa non è soltanto la vittoria di Toyo Nobori, di un titolo prestigioso, un titolo vinto anche da Rikidozan, ma è anche la primissima vittoria di un giapponese per un titolo conosciuto e riconosciuto come un titolo del mondo, quello appunto della WWE. Questa cosa ovviamente è particolare perché voi vi starete chiedendo: ma se Rikidozan ha già vinto il titolo, non è proprio il primo Toyo Nobori? E invece sì, perché Rikidozan, molti di voi lo sapranno, comunque per chi non lo sapesse, non era giapponese ma era coreano. Questo ha portato ovviamente Toyo Nobori ad avere il primato come primo giapponese a tenere il titolo, ovviamente non il primo asiatico, perché se c'è stato Rikidozan prima, questo è un primato che spetta a lui. Sta di fatto che purtroppo, come capita moltissime volte in questi casi, il titolo in realtà non viene riconosciuto da parte della WWE e quindi a un certo punto ci sono due campioni, poi insomma le cose si andranno a sistemare, poi vabbè, niente, tutto finirà nel nulla e nel dimenticatoio, perché comunque tutte le federazioni coinvolte, tutte le persone coinvolte smetteranno di fare quello che stanno facendo e quindi non ci sarà più disputa sul titolo. Però è chiaramente insomma una bella vittoria quella che ha avuto Toyo Nobori, anche perché ha portato comunque un principio, cioè dei giapponesi potevano diventare a un certo punto campioni del mondo, e da lì in poi sarebbe stata tutta discesa per il mondo nipponico, che avrebbe trovato tantissima strada non soltanto in casa ma anche nelle federazioni che andranno a visitare. Ovviamente questo non negli Stati Uniti, ma è un altro discorso, ne abbiamo già parlato e credo proprio continueremo a parlarne. Sta di fatto che questo era il Lariatto di oggi, mi fa piacere sapere che siete rimasti qui fino a questo momento per sapere qual è stato quindi il primo campione del mondo giapponese. E ora che lo sapete, sapete anche che dovete tornare qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì per Un Lariatto al giorno e venirci anche a trovare il martedì pomeriggio alle 18 sul canale Twitch del Lato Viola del Ring. Grazie davvero di cuore a tutti, noi ci risentiamo, alla prossima!